Si è esibito in concerto per suoni controvento il cantautore franco-spagnolo Manu Chao. Pubblico delle grandi occasioni, 1400 biglietti a pian di spilli sul Monte Cucco. Tuoro sul Trasimeno ospita l'esposizione di quadri della giovane pittrice perugina Isabel Salari dal titolo Land of Instinct, con le opere che si possono ammirare sulle facciate delle abitazioni del borgo lacustre. Nella cornice del Teatro Romano è andato in scena lo spettacolo Delitto alla Porta Veia, per la regia di Don Mir Corsini e i testi di Augusto Ancillotti, interpretato dal gruppo teatrale Carlo Nardelli con le coreografie del gruppo danza Città di Gubbio. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del TG Cultura. Apertura dedicata alla musica, perché si è esibito in concerto per suoni controvento il cantautore franco-spagnolo Manu Chao, pubblico delle grandi occasioni con 1400 biglietti a pian di spilli sul Monte Cucco. Vediamo. Controvento, controsole, controcorrente, si è esibito in concerto di fronte a 1400 persone a pian di spilli Manu Chao, cantautore franco-spagnolo classe 1961, cittadino del mondo di cui canta le storie. È arrivato, ha preso la chitarra e non si è più fermato. Più di due ore di musica senza sosta, senza pausa. Musica ribelle la sua, che sul punto di spegnersi riparte, ancora più forte, ancora più cruda, e che parla di immigrazione, di amore, di diritti, di pace, di libertà. Temi che il vento ha trascinato e propagato con forza e che hanno travolto il pubblico di un pazzo Monte Cucco, come ha ripetuto più volte Manu Chao durante il concerto, colpito dalla bellezza dell'Umbria e dal format di Suoni Controvento, il festival estivo di arti performative promosso da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore, di cui sposa i principi legati all'ambiente e alla socialità. Tanto perché siamo in un posto meraviglioso, un bellissimo festival. E poi perché oggi c'è un meraviglioso concerto di Manu Chao che per quelli della mia generazione dice molto. L'ultima volta che l'ho ascoltato era 20 anni fa a Genova. Per la verità l'ho risentito qualche giorno fa nel ventennale in Piazza Alimonda, ma l'ultimo concerto vero l'ho sentito al G8 di Genova 20 anni fa. Quindi nel ventennale, essendo vicino a dove abito adesso, era naturale stare qua. Qualunque sera che la pascolerà. In un climax ascendente partito già dalle prime canzoni e dalla vita tombola, omaggio all'amico Diego Armando Maradona, Manu e il suo pubblico sono esplosi nel finale, quando il cantautore ha portato sul palco i brani di Clandestino, il primo album da solista del 1998. Bongo Bong, Desaparecido, Welcome to Tijuana, Clandestino, lingue diverse, generi diversi, paesi e mondi diversi, tradotti in musica di inconfondibile matrice, quella di un eterno ragazzino coi calzoni corti che non si stanca di cantare e di mostrare il suo impegno civile e sociale. Manu Chao sul pazzo Monte Cucco ha dato il meglio di sé, della sua musica e del suo essere ostinatamente controvento. E ancora pochi giorni, e il prossimo 18 agosto alle ore 16:30 arriva anche l'atteso live dei Fast Animals and Slow Kids a Pian di Rolla sul Monte Motette. L'acclamata band, tra le più rappresentative della scena musicale italiana, si esibirà in alta quota all'interno del Parco Regionale del Monte Cucco, regione peraltro patria della band proprio l'Umbria, nell'unica tappa del tour acustico prodotto da Vivo Concerti per i Fasche in Umbria. Dammi più tempo tour nell'ambito della edizione del Festival Estivo di Arti Performative di Suoni Controvento. L'evento sold out si realizza in collaborazione con il comune di Schegge Pascerupo. Dammi più tempo sarà una celebrazione del primo decennio di carriera della band in un'inedita versione acustica. I Fasca ripercorreranno tutte le tappe di questo lungo viaggio fatto di chilometri, palchi, sudore, stage diving ed esseri umani. Lo faranno in acustico in un live che li porterà vicini al proprio pubblico che a gran voce ha chiesto di tornare a vederli dal vivo e che potrà prendere parte a questo racconto. 10
10 anni fa con l'album Cavalli, fino ad arrivare a Cosa ci direbbe, è destinato ad andare ancora molto lontano. E sempre per la musica, per la 20ª edizione del Festival Gubbio No Borders, attesa lunedì 16 agosto nel suggestivo Teatro Romano di Gubbio per il grande sassofonista Francesco Bearzatti e il suo rinomato Tinissima Quartet, completato da tre eccellenze del jazz italiano: il trombettista Giovanni Falzone, il bassista Danilo Gallo e il batterista Zeno De Rossi. Sul palco del Gubbio No Borders, Bearzatti presenterà il nuovo album Zorro, una favolosa suite in cui trova un posto grandi temi di respiro cinematografico, interludi romantici, ampi paesaggi e inseguimenti mozzafiato. Con Zorro, il travolgente sassofonista vuole ristabilire un nesso tra jazz e riparazione dell'ingiustizia mediante un viaggio piacevole ed estremamente toccante attraverso un mondo utopico che tutti noi segretamente condividiamo. E parlando sempre degli eventi musicali, gli Extra Liscio sono impegnati da giugno a settembre nel tour estivo che tocca tutta Italia. È bello perdersi il Tour d'Italia, questo il titolo. Giovedì 19 agosto alle ore 21 suoneranno al Teatro Romano di Gubbio, ospiti di Gubbio Oltre Festival e di Moon in June, in particolare per la sezione di concerti itineranti Moon in Tour. Lo spettacolo fa infatti parte della collaborazione che la rassegna Eugubina ha instaurato con il Festival Moon in June, cominciata lo scorso anno con il concerto di Vinicio Capossela. Dopo il successo al 71esimo Festival di Sanremo con il brano Bianca Luce Nera, continua la missione degli Extra Liscio di contaminare la musica della Romagna, che ha fatto ballare intere generazioni con la chitarra noise, l'elettronica, il rock, il pop, in un'esplosione di suoni, ironia e libertà. Il concerto con gli Extra Liscio a Gubbio, quindi, a tutti gli effetti un'anteprima del Festival Moon in June di musica e performance artistiche al tramonto, che torna quest'anno all'Isola Maggiore dal 20 al 22 agosto. E parlando proprio della zona del lago Trasimeno, a Tuoro sul Trasimeno c'è l'esposizione, ci sarà sino a fine mese, di quadri della giovane pittrice perugina Isabel Salari dal titolo Land of Instinct, con le opere che si possono ammirare sulle facciate delle abitazioni del borgo lacustre. Vediamo. La pittura che colora i borghi. Per tutto il mese di agosto la Casina del Sodo a Tuoro sul Trasimeno ospiterà l'esposizione di quadri della giovane pittrice Isabel Salari dal titolo Land of Instinct. Le tele sono difatti esposte anche sulle facciate delle case del centro storico di Tuoro e altre opere invece possono essere ammirate presso il Museo del Merletto e la Chiesa di San Michele Arcangelo di Isola Maggiore. Isabel Salari, perugina classe 1998, ha iniziato a dipingere ad 8 anni ed è esposta in tutta Europa. È la più giovane artista italiana riconosciuta dalla critica e dal suo lavoro si sono interessati critici d'arte come Giorgio di Genova, Achille Bonito d'Oliva e Vittorio Sgarbi. Questa di Tuoro, dopo la prima della Rocca Paolina Giugno, è la seconda mostra personale dell'artista nel 2021 e sulle pareti delle case del paese di Tuoro ci sono le riproduzioni di alcune delle sue opere più importanti, tra cui quella che ha vinto la mostra concorso internazionale d'arte contemporanea di Benevento nel 2016, che l'artista ha dipinto a 13 anni. Per me è stata un'occasione molto importante esporre i miei quadri qua a Tuoro, soprattutto queste grandi gigantografie all'interno della città. È stato un grande onore che mi è stato offerto dal sindaco e dagli assessori alla cultura di Tuoro e assessori comunali. Mi auguro che in futuro anche altri comuni optino per questa iniziativa così grande. Sono state utilizzate appunto i miei quadri, queste grandi gigantografie, per riqualificare questo piccolo centro storico. Abbiamo attaccato sui muri dei palazzi del centro storico e voglio ringraziare la disponibilità dei privati che hanno permesso che si potesse rendere questo centro storico più colorato e più attrattivo attraverso la riproduzione delle opere più importanti di Isabel, che quindi stanno caratterizzando questi nostri muri e stanno veramente calamitando l'attenzione, stanno facendo un grande successo. Proprio come i colori possono riqualificare i borghi e soprattutto ancora di più in questa fase pandemica, come l'arte e la cultura possano essere un segnale di speranza e di ripartenza. E il nostro paese Tuoro, che è un paese culturalmente molto ricco, vogliamo che diventi una vera e propria officina per artisti emergenti. E la cornice di Piazza Mazzini a Gualdo Tadino ha fatto da scenario alla prima finale regionale per Miss Italia 2021, il principale concorso di bellezza
bellezza della penisola, difatti visto per l'Umbria assegnare il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2021, una fascia che garantisce peraltro l'accesso di diritto alle prefinali nazionali del concorso, che è stata vinta dalla ventenne Tifernate Asia Carrazza, già finalista di Miss Mondo. Seconda classificata è Anna Giulia Fossatelli, 18enne di Terni. Terzo posto invece per una bellezza autoctona, ovvero Martina Favaro, 24enne di Gualdo Tadino. Asia dunque ha conquistato la fascia che la porta alle prefinali nazionali di Miss Italia, ottenendo i gradimenti maggiori dalla giuria presieduta da Martina Sambucini, Miss Italia 2020 e guest star della serata. Tra i giurati il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il vice sindaco Fabio Pasquarelli e Barbara Bucari, assessore comunale e cultura turismo. Giorgia Vitali, Miss Sport Italia 2019, Miss Perugia 2019, Laura Lanzi, Miss Bimaccio Umbria 2019 e Tommaso Capezzone, personal trainer dei VIP. La serata sotto le stelle è stata presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori e l'organizzazione di Delta Events, che cura il concorso regionale della Kermesse di Bellezza. E nella cornice del Teatro Romano di Gubbio è andato in scena lo spettacolo Delitto a Porta Velia per la regia di Don Mirko Orsini e i testi di Augusto Ancillotti, interpretato dal gruppo teatrale Carlo Nardelli con le coreografie del gruppo danza Città di Gubbio. Vediamo. Una cospicua cornice di pubblico era presente al Teatro Romano per lo spettacolo, compreso nella 60esima stagione estiva di prosa ed organizzato con la collaborazione ed il sostegno dell'IRDAO, l'Istituto di Ricerche e Documentazione sugli Antichi Umbri, titolato Delitto alla Porta Velia, per la regia di Don Mirko Orsini e i testi di Augusto Ancillotti. In scena il gruppo teatrale Carlo Nardelli, per una storia che si sviluppa dal 184 avanti Cristo, nell'allora Iguvium, i patrizi, denominati Atiedii, responsabili delle istituzioni religiose e civili, discutono sull'impegno di riproporre in due grandi tavole di bronzo alcune delle cerimonie pubbliche più significative, quando si diffonde la notizia dell'assassino di un nobile romano che viveva proprio a Iguvium, per una problematica che sin da subito si manifesta assai delicata, soprattutto dal punto di vista politico. Il magistrato principale e il medix, ovvero il giudice, aiutati dal fratrex, il responsabile dei fratelli Atiedii, vengono a capo del misfatto. L'episodio è l'occasione perché emergano le divergenze interne sull'opportunità o meno della presenza romana nel territorio e i contrasti tra chi è legato ai valori identitari tradizionali e chi vede i vantaggi di un nuovo mondo regolato dalle leggi romane. Ma diviene anche l'occasione per scoprire che anche allora c'era chi sperava in un mondo migliore sia per gli uomini che per le donne. Ho controllato accuratamente tutte le vecchie copie sui teli di lino impeciati e ho anche chiesto il parere ai fratelli Atiedii più anziani. Stiamo prendendo decisioni importanti per la trascrizione su bronzo. Allora, Ligario, dimmi, sei riuscito a risolvere il problema di quanto testo riesci a inserire in una sola faccia? Sarebbe sciocco non essere d'accordo, non credete, fratres? Tanto più che in quel rito c'è la dichiarazione da fare. Che si fa in un caso del genere? Non che ci siano molti precedenti di omicidi privati su cui basarsi, ma direi che dovremo convocare tutti i membri della comunità e decidere a chi affidare l'inchiesta. Per ora direi di lasciare fuori la famiglia, vediamocela tra di noi. Ed insieme al gruppo teatrale Nardelli a risplendere sul palco del Teatro Romano anche le suggestive coreografie del gruppo danza Città di Gubbio. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG Cultura. L'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie a tutti, buona serata.